È pronto? Cassa del pollo? Le sue ali quanto sono grandiose! I petti. Oh. Quanto è grande il suo pettorale? Io sono Fess, lei chi è? È il mio primo scherzo telefonico. Con voi ogni sera è un'avventura. Sì, Fess, è come andare sulle montagne russe, vero? Hyde, come mai non hai una cica? Claro, forse dovresti fare qualcosa ai capelli. Ehi tu, c'è un motel in questo buco vomitoso? C'è il capanno del tempo tranquillo, 3 vomiti più avanti. Grazie, io sono Chrissy. Io sono Hyde. Chi se ne frega? Vuoi saltare sulla mia Vespa e farmi vedere dove sta? Oh mamma, io credo di amarti. L'amore è un concetto ormai superato che è usato nel mondo industriale per tenere le donne sottomesse. Oh mamma, io ti amo ancora di più. Chi se ne frega, io sono stanco morto e non ho voglia di andare da nessuna parte. Portami a casa, Matt. Ok. Che cos'hai contro Buddy? Mi sembra molto gentile. Lo strozzerei con le mie mani. Ha un sacco di soldi. L'auto, una famiglia, piace agli insegnanti. Insomma, piace a tutti quanti. Non lo sopporto. Hyde, non credi che adesso stai esagerando un po'? Donna, posso dirti una cosa? Quando avremo finito il liceo, Morgan se ne andrà in un grande college. Sai dove sarò io? Starò seduto qui con gli scarponi di mio zio. Beh, almeno hai dei buoni amici. Io sarò sempre tua amica. Grazie, donna. L'ho detto per simpatia. Non era un invito a mettermi le mani addosso. Scusa, donna. Muovi quella mano. Andiamo a vedere la partita al locale? No, non ne ho voglia. Non ti va di bere? Ti è tornato l'herpes? Sto già bevendo, non lo vedi? E poi si può bere anche con l'herpes. Non neghi di averlo. Hai finito? Ho finito. Ma potrei sempre ricominciare. Come il tuo herpes. Forza, bello. Andiamo. Che? Ho appena detto che non mi va. Colt, se non vuoi andare a vedere la partita e bere fino al coma, inizi davvero a preoccuparmi. E io... è che non voglio vedere Abby, ok? Perché? Che hai fatto? Le hai attaccato l'herpes? Sì. È vero, ho l'herpes. Alla salute. Io non riderei, ora sì che hai l'herpes. Perché non vuoi vederla? Beh, l'altra sera siamo usciti e pensavo di aver colto dei segnali. Ho provato a baciarla e mi ha respinto. Tutto qui.
Senti, se evitassi quelle che ho provato a baciare, non andrei in banca, dal dentista, alla scuola media. Rilassati, pervertito, era un'ausiliaria. Allora, vieni o no? Non devo per forza uscire per divertirmi. Beh, non abbiamo più birra. Andiamo. Bravo. Un'ausiliaria, eh? Davvero hai provato a baciare una donna che reggeva un grosso segnale di stop? Già, avrei dovuto leggerlo. Lei mi ha attaccato l'herpes. Cowboys ain't easy in love and they're harder to hold. Lucidarelli. Oh, è l'auto di Abby. Wow. Sì, è Abby. Dillo di non fare casino, è notte fonda. Ciao, Abby. Ehi, come butta? Ciao, Colt. Rooster. Senti, me lo fai un favore? Domani a scuola potresti salutare Sherry per me? È la nuova insegnante di spagnolo, è così sexy. So che ha 50 anni, ma sembra abbia almeno 10 años in meno. Pensavo uscissi con Linda. No, non è incinta adesso. Lo so che è tardi, ma volevo parlarti per un secondo. D'accordo, no problem, Colt, vai dentro. Rooster? Va bene. Abby, non dirgli che noi due... Sai, lui si altera. Di che stai parlando? Perfetto. Andiamo a chiacchierare al pick-up. Dobbiamo fare silenzio, a meno che tu non voglia pulire le stalle.